Un saluto veramente caro, cordiale a tutti quanti voi. È bello vedere che avete accolto questo invito ad essere presenti, anche se fa un tempo che non è dei più belli, dei più simpatici. Ma la vostra, la nostra è una presenza familiare e simpatica. Saluto fra tutti voi presenti i ragazzi della catechesi, proprio quelli di oggi, gli scout, i ragazzi dell'ACR, tutti quelli che proprio in questo pomeriggio solitamente usano, utilizzano, visitano, vivono qui, trascorrono qui un bel tempo della loro settimana. Ma saluto anche, lasciate che saluti cordialmente, Don Paolo, Monsignor Paolo Doni, nostro vicario generale. Tra un impegno altrettanto importante e l'altro, prima e dopo, ecco, hai voluto passare anche per Conselve. Saluto il sindaco che è qui, aspettiamo poi anche un suo saluto, e padre Gianluigi dei padri Canossiani, venuto da Verona proprio questo avvenimento. L'avvenimento, sì, deve essere un avvenimento questo. E le cose però non si danno in maniera magica, automatica, ma l'inaugurazione che facciamo oggi cade proprio nel bel mezzo di un edificio che è già utilizzato, che era utilizzato già prima da tanti anni, non è nuovo. E avete già incominciato ad utilizzarlo anche ristrutturato. Questo ci dice che le cose nella vita si danno, però hanno importanza, vogliamo dare un minimo di importanza anche a questo ringraziamento corale, comunitario al Signore. E a tante persone che si hanno. Mi fa contento d'essere tornato qua, anche perché ero abituato intanto, da quando che ero arrivato a Conselve, qua era sempre un tendone, ed era molto comodo, vero padre Gianluigi? Ma gli era antiestetico da morire. Per fortuna adesso è sparito e al suo posto ci sono degli spazi molto belli che dopo desidero anche andare a vedere. E quando io sono arrivato, appena arrivato a Conselve, abbiamo inaugurato questo il giorno dopo. E allora sentivo dire, adesso bisogna che ristruttureremo questo, finalmente, dopo 10 anni siamo arrivati e questo è un bel traguardo, anche se non è un traguardo finale, vero? Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Ciao ragazzi, credo che oggi la festa sia soprattutto per voi, perché questa opera è al vostro servizio, quindi dovete essere orgogliosi di avere una struttura che vi accoglie in modo veramente eccezionale. Ecco, mi associo, perché il tempo purtroppo è inclemente, non vorrei che guastasse questo momento di festa. Ecco, mi associo a quanto ha detto Don Luciano per tutti i ringraziamenti di coloro che hanno in qualche modo e a qualsiasi titolo operato per realizzare questa struttura. La strada purtroppo è lunga, è vero, l'ha citato Monsignor Doni, no, c'è un altro pezzo da fare, un impegno finanziario non indifferente, perché parlavo con l'architetto, significa altro milione e abbondanti e rotti, però sappiamo quanto ai Conselvani, alla nostra comunità è importante questa realtà, che sono sicuro risponderanno come al solito alla grande. Per cui ringraziamo ancora tutti, cogliamo questo giorno come un giorno di festa per essere riusciti a realizzare qualcosa per la nostra comunità, ma soprattutto, come dicevo prima, per i ragazzi, per i nostri figli. Quindi ancora un grazie a tutti e l'amministrazione per quello che è. Ovviamente è vicina a questa realizzazione. Buona giornata e buona continuazione. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, oh Padre. Tu ci hai innestati in Cristo, la vera vite, ci hai fatto membra del suo corpo, che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia. Per intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, e di San Lorenzo, di tutti i nostri patroni, chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore benedica questi locali e benedica tutta la nostra comunità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
e se volete adesso ci dirigiamo verso l'ingresso. Sì. Gli adulti possono avvicinarsi, i bambini possono stare qua. Che tiro, gli adulti possono avvicinarsi, per Antonio, voi due. Voi due. Allora, Don Paolo, il sindaco Antonio De Renzo, progettista Taglia un Nastro. È un momento magico, ma che dopo possiamo entrare? La foto, guardate qui, pronta la foto, pronta la foto. Allora adesso andiamo su. Ecco, io così, a parte il fatto che devo ringraziare prima di tutto la parrocchia perché mi ha dato la possibilità di affrontare un lavoro che dal punto di vista professionale è stato interessantissimo per il fatto che appunto abbiamo dovuto affrontare delle questioni un po' particolari proprio perché si tratta di un restauro e quindi ecco, un lavoro che presenta determinate difficoltà. Brevemente, penso sia interessante un cenno per quanto riguarda la storia di questo fabbricato e dell'ingegnere architetto che a suo tempo l'ha progettato e l'ha costruito. Allora, il progettista è un certo ingegnere architetto Galimberti Giovanni Vittorino, nato a Chioggia nel 1897. Era una persona che possiamo sicuramente definire molto colta, nel senso che ha fatto diverse pubblicazioni, ha scritto diversi libri ed è stato anche la persona che ha rivalutato il Gappelli, che era architetto che ha costruito il famoso Caffè Petrocchi. E poi ha partecipato anche alla progettazione e alla direzione dei lavori al santuario di Sant'Antonio a Cella, che era iniziato ancora con i maestri in etichetta precedente. E era una persona che era molto preparata nell'arte sacra e ha partecipato anche a un'esposizione internazionale nel 1931. L'architettura che lui propone è un'architettura razionalista, nel senso che è un'architettura molto semplice, senza fronte particolari, lineare, simmetrica, semplice, e che lo possiamo vedere soprattutto dal sistema del portico e della loggia, nel senso che è caratterizzata da un colonnato di altezza, da una balaustra, e sovrastata poi dalla complessione. Questa è la caratteristica principale dell'architettura quella di quegli anni, quindi dagli anni 15-20, poi il secondo periodo della seconda guerra, prima e seconda guerra mondiale, e seconda guerra mondiale, tant'è che viene individuata come l'architettura del fascismo, perché di fatto si è fermata in quel periodo.